Non prendo acidi e tu lo sai. E tu sappi che i tuoi problemi te li sei voluti, perché a scatola chiusa. Come se hai fatto una scommessa con la tua sconfitta. E ora ci tieni a sostenerla, fino in fondo. Ma che cazzo dici? Il tuo gatto è vivo o morto? Gatti? Io non ho gatti. Sai cos'è il paradosso del gatto di Schrödinger? No. Ecco, prendi un gatto e lo chiudi in una scatola. Però a disposizione è solo una sardina, ma avvelenata. Il gatto, chiuso in una scatola, ha due possibili scenari. O mangia la sardina e muore, o non mangia la sardina e vive. Per la fisica quantistica, sin quando non apri la scatola e scopri il destino del gatto, entrambe le eventualità si verificano nello stesso momento. Quindi, il gatto è morto e anche vivo nello stesso momento. Com'è possibile, scusa? È così. Sin quando non apri la scatola, è deciso sia per il bene o per il male, hai comunque ragione. È la magia della meccanica quantistica, è l'osservatore che decide.